allora ci spostiamo adesso di nuovo in diretta, Liana Radici a darvi il buon pomeriggio. Ci spostiamo nel reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma e andiamo a dare il buon pomeriggio al direttore, al professor Lucio Alessandro. Professore, in linea? Sì, sono in linea, buongiorno. Buongiorno, noi l'abbiamo un po' sottratta dalla sala operatoria, ha appena terminato un intervento, infatti è stato gentilissimo ad accettare il nostro invito. Tutto a posto, sì, in sala operatoria? Tutto a posto, è sempre un piacere parlare, per far sapere. Non ci vogliamo, ecco, se non vogliamo essere responsabili, ecco, del... No, tutto a posto. Tutto a posto. Procede bene, e effettivamente sì. Lo sappiamo perché il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Sant'Eugenio possiamo dire che è una vera e propria eccellenza, giusto? Sì, è giusto. Questo termine ci è stato attribuito dall'AGENAS, che è l'Agenzia di Sanità Nazionale, avendo visto i nostri risultati il 26 luglio. Quindi è proprio, sì, è stato attribuito recentemente proprio. Sì, è stato attribuito recentemente come eccellenza il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Sant'Eugenio insieme al reparto di cardiologia diretto dal professor Musumeci. Bene, bene, e fa sempre piacere quando le cose, quando si lavora bene, è giusto che arrivino. Avere un riscontro positivo. Come no? Allora, questo reparto è dedicato proprio alla diagnosi e al trattamento delle patologie. Questo è un reparto che noi lo gestiamo in questo modo, diciamo metà è quasi dedicato al dipartimento di emergenza di cui io dirigo e quindi l'ortopedia, diciamo, è una divisione caratteristica di un dipartimento di emergenza, mm-hmm. perché lei sa che tutti i traumi della strada, certo. i traumi dell'anziano vengono portati nei DEA, sì. e lì la pertinenza diventa poi se il malato è un malato medico va nel centro di medicina, se è un malato ortopedico va nell'ortopedia, certo. se è un malato chirurgico va nella chirurgia d'urgenza. Quindi metà l'abbiamo destinata a queste cose, un'altra metà è destinata alla clinica ortopedica, di cui si tratta di patologie croniche dello scheletro, tra cui oggi, diciamo, le più esemplari sono le coxartrosi, le artrosi di spalla e le artrosi, certo, del ginocchio, insomma. Certo, ecco, quindi tutte le patologie legate all'artrosi. Quindi, tutte le patologie legate all'artrosi che tutti quelli che hanno bisogno di una sostituzione di un'artroplastica articolare che consiste chiaramente in un intervento che va da lì a riposizionare mm-hmm. un'articolazione creata da noi. Io so che poi lei è particolarmente si dedica con molta attenzione proprio alla coxartrosi, a tutto, ma sì, in maniera particolare proprio alla protesi dell'anca, che sì, ad mi sono oggi dedicato molto perché, diciamo, anni fa io provengo da New York, dalla Columbia University, dove mi sono proprio specializzato in questi tipi di interventi. Mm-hmm. Ecco, e quindi in che cosa consiste? Allora, quando è necessario intervenire con una protesi dell'anca? Quindi è necessario intervenire quando diciamo le articolazioni dovuti a fatti traumatici del passato e a fatti traumatici recenti diventano artrosiche. Artrosiche, diciamo che la caratteristica è che perdono la cartilagine che uno ha dalla nascita fino a che muore e quindi la perdono in anticipo. Perdendo la cartilagine in anticipo si forma questa artrosi dell'articolazione. Che crea tanti problemi e dolori, quindi la qualità della vita diventa... Perché diciamo tecnicamente è una contropatia di vario grado, mm-hmm. però comunemente la banale artrosi dell'anca, del ginocchio e della spalla, che con il dolore, l'infiammazione di tutte le parti annesse crea diventa la limitazione funzionale certo. di quel, e diventa invalidante. È chiaro, quindi dicevamo proprio questo, che la qualità della vita dei pazienti che soffrono di artrosi dell'anca è pessima, sì. perché arrivano addirittura quasi a non camminare più o a farlo. Non camminare più. Ecco. Prima mi creda, era un po' un dramma, certo. adesso questa si risolve in pochi giorni, perché da me non si entra in ospedale aspettando lì, facendo tutte le analisi. Quando si entra si fa subito, ecco. Si entra il giorno prima di essere operato e mm-hmm. si esce dopo 5 giorni. Si va a fare un periodo di riabilitazione in una clinica
convenzionata, certo, e l'uno dopo un mese massimo è una persona autonoma. Già da me però il quinto giorno esce camminando. Ecco, infatti è molto più ormai a dirlo che a farlo, no? Perché è vero, fino a tanti anni fa si apriva il quadricipite in tutta la sua lunghezza, mentre adesso addirittura è molto meno invasivo l'intervento, giusto? Da dove si entra? Sono interventi di cui per una sicurezza sull'intervento si chiede anche sangue, ma non serve neanche più sangue, perché tante volte noi, quando pensiamo che possa servire, facciamo l'autotrasfusione a chi è possibile, uh-huh, e quindi non userà sangue, ma userà il suo sangue. Certo, certo. Ecco, e quindi adesso invece qual è la via d'accesso per inserire una protesi? Qua di via d'accesso ci stanno tanti, ma la più semplice è la via, diciamo, laterale dell'anga, che è una via accessibile facilmente, senza toccare niente, si arriva facilmente all'anga, e diciamo che in condizioni normali, uh-huh, una protesi di anga può durare dall'apertura, diciamo, alla chiusura, massimo un'ora. Quindi l'intervento massimo un'ora? Massimo un'ora, quindi incredibile. Può durare anche 40 minuti. Però uno immagina chissà che, perché tutto sommato si va a sostituire un pezzo della macchina, no? E no, quindi invece. Ecco. Sono d'accordo, ma la chirurgia ortopedica è andata avanti, ha fatto passi da gigante. Ha fatto dei progressi paurosi. Certo. No? Professor Alessandro, ma la domanda che le voglio fare, ma è vero, prego, che queste protesi hanno una durata ben definita? No, queste protesi hanno una durata adesso che noi diciamo teoricamente la possiamo definire illimitata, perché diciamo intanto è stato usato un materiale che è il titanio, in quanto gli altri materiali creavano problemi, il paziente nel corso del tempo doveva fare qualche esame di diagnostica come la risonanza magnetica, ma adesso col titanio non ha bisogno più di questo, e neanche del polietilene è stato quasi, perché noi usiamo adesso ceramica, quindi non c'è più questo tipo di... Quindi non c'è nessun tipo di rigetto, oppure nessun tipo di... Assolutamente, zero. Che l'unico problema della protesi d'anga che può interessare può essere le infezioni che vengono, si annidano sempre, se si usano tutti i presupposti e l'intervento non dura molto... Diciamo che si evita anche questo. Ecco, poi diciamo che qualsiasi tipo di intervento chirurgico può correre lo stesso rischio. Quindi non è più esattamente. L'individuo che viene colpito dal microbo, non è il microbo. Certo, che è chiaro. Allora, invece parlando di altre patologie traumatiche, parlando di altre patologie traumatiche, quelle seguono l'iter normale, il paziente arriva dal pronto soccorso, viene preparato nel migliore dei modi, viene operato e poi se ha necessità di... portarlo in riabilitazione, si manda in riabilitazione, se non ha necessità viene dimesso, va a casa e poi viene, diciamo, torna in ospedale all'ambulatorio e fa tutti i controlli che gli sono dovuti con una dimissione protetta, quindi anche questo. Io le volevo chiedere, come patologie traumatiche forse la più diffusa è la rottura del femore a carico delle persone in terza età, giusto? Le patologie più dirette traumatiche sono, diciamo, quelli degli arti inferiori, che interessa le fratture di gambe e femore, diafisale di femore, e gli arti superiori interessano, diciamo, il polso, la mano e l'avambraccio, insomma. Ecco, quindi la spalla meno. La spalla un po' di meno, però anche lei interessa, però la spalla è ben più protetta sotto l'aspetto... ha un po' più di muscoli che la proteggono. No, ma anche il sistema, come generalmente un individuo, lei sa, per una autodifesa pone subito le braccia avanti, è vero. Ecco, invece come ci si pone di fronte alla frattura del femore in un anziano? Io so che tutto sommato è... La frattura del femore in un anziano, diciamo che la più comune è la frattura del collo femore. Certo. Lui viene... E c'è una legge della regione che obbliga gli ospedali a operarlo entro 48 ore se il paziente supera i 65 anni, quindi bisogna operarlo subito. Perché da uno studio fatto in America si è visto che questi pazienti non operati nelle 48 ore, diciamo, possono raggiungere anche la morte dopo entro un anno. Infatti sì, io ho letto qualcosa che parla che l'85% dei pazienti che hanno subito questa frattura del femore, ecco, nei 5 anni che vengono, insomma, normalmente possono avere delle complicanze che si può raggiungere anche ma noi questo lo evitiamo, e diciamo che la mia divisione ha fatto quasi il 90% di questi tipo di interventi trattati, perché all'altro 10% non era imputabile a noi, era imputabile
a soggetti che non vuoi operarli subito, non è quando dottore, perché poi c'erano altri tipi di complicanze, certo, perché troppo in là con gli anni e così via. Ma spesso queste fratture dipendono anche da un problema di osteoporosi, giusto? Questi specialmente nei, diciamo, gli ultra settantenni, dipende, e nelle donne. Dipende molto dall'osteoporosi, e nelle donne maggiormente, perché loro sono colpiti da un'osteoporosi metabolica e quindi diventa di tipo ormonale, e quindi è facile incappare in questo tipo di frattura. È una piccola parte, sono dovuti anche a soggetti a metastasi che si sviluppano poi sulle ossa, di cui più comuni è il tumore della prostata e della mammella. Insomma, però. Senta professore, ma in questi casi come si interviene? Non è che si interviene con una protesi dell'anca quando c'è una frattura del femore? Qual è l'intervento? Quando c'è una frattura del femore, collo femore, si interviene secondo il tipo di frattura. Si può intervenire con una protesi quando la frattura è molto alta, quindi colpisce il collo del femore verso la parte più articolare. Certo. Quando colpisce una zona che è più distante dalla parte articolare, si chiama fuori dall'articolazione, che si chiama pertrocanterica, questa frattura viene sintetizzata con un chiodo. Se ci metti in piedi il giorno dopo, uguale, non cambia niente. Insomma. Però è incredibile pensarlo, eppure così noi ci crediamo, perché giustamente lei ce lo racconta con molta semplicità. E devo dire che è vero, perché si vede. Ma lei ha ragione, perché mi crede, noi già 25-30 anni fa non avevamo questi, questi mezzi. Non si poteva mettere in piedi una persona il giorno dopo, adesso si può fare. Ecco, molto bene, questo ci fa molto piacere. Io, professor Alessandro, veramente la ringrazio per questo suo intervento. Spero di riaverla presto mia ospite. Io la lascio, quando vuole, dottoressa, la lascio al suo reparto. Voi avete permesso a me di far no, di lei è stato gentilissimo. Io vi ringrazio anche a nome dei miei collaboratori, e noi ringraziamo lei e il suo staff del reparto, appunto, di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Grazie ancora, professore Alessandro. Grazie, buongiorno, buona giornata. Buongiorno.